Un ricercatore milanese ha ricostruito, grazie al computer, alcune delle macchine leonardesche. L'intero codice atlantico è stato trasferito su CD-ROM. Un ricercatore milanese ha ricostruito, grazie al computer, alcuni dei robot di Leonardo. L'intero codice atlantico è stato trasferito su CD. Nel Cinquecento, durante una festa, il re di Francia si vide venire incontro un leone che pareva vero. Al suo interno uno scheletro come questo, di legno, mosso da un motore a molla. L'autore, Leonardo da Vinci. Studiando i suoi disegni e sperimentandoli sul computer, un giovane ingegnere milanese lo ha ricostruito fedelmente. Grazie al computer, una sorta di falegnameria virtuale infinita, Mario Taddei ha ricostruito anche un guerriero, forse uno studio per armature più docili al movimento, e una bombarda circolare che a Chicago è molto piaciuta al presidente Bush. Come Leonardo nel 1500 usava il massimo della tecnologia a sua disposizione, noi, come lui, come maestro, usiamo il massimo della tecnologia oggi a disposizione per cercare di divulgare il vero Leonardo da Vinci. Per raggiungere questi risultati è stato necessario trasferire sul computer le pagine dei codici di Leonardo, perfino il codice atlantico, analizzare ogni disegno, ogni appunto, confrontarli tra loro per arrivare al progetto e realizzarlo. Tutto questo lavoro è stato trasferito in un libro e in una mostra ospitata finora a Tokyo e Chicago. Noi ci rivolgiamo a tutti i bambini, bambini intesi non soltanto ai bambini dai 3 anni ai 12 anni, ma a tutti coloro che si sentono bambini dentro. Con dei piccoli semplici disegni, pian piano ci accompagniamo il bambino che è dentro di noi a scoprire le macchine meravigliose di Leonardo da Vinci e a capire che non sono poi così difficili come sembrano, perché